questo mio nuovo video. Oggi vi voglio mostrare gli acquisti che ho effettuato questa mattina e questo pomeriggio in giro appunto per Torino. Siamo andati da Esselunga, da Lillapois, poi non mi ricordo più dove che siamo andati, da Equivalenza, poi siamo andati in profumerie Cam, insomma abbiamo fatto diversi giri, dovevo acquistare un regalo per un compleanno, il compleanno di mia mamma che sarà prossimamente, è un regalo per la mamma del cameraman. Quindi io adesso vi vado a mostrare tutti i prodotti che ho acquistato nella giornata di oggi. Allora, comincio subito da Lillapois. Naturalmente in questo sacchetto, in questa spesa vedrete anche delle cose che utilizzo per la casa, non solo trucchi o cosmetici, quindi vi faccio vedere praticamente tutto quello che ho acquistato. Ok. Allora, piatti di carta fondi. Li ho pagati 1,98 euro, considerato che ce n'è un chilo, è stata una grande occasione. Vai! Detergente intimo Neutro Med per il cameraman, 79 centesimi. Sono andata da Lillapois perché ho visto in video di altri youtuber che in questo periodo, per tutto il mese di luglio, ci sono gli sconti del 55% e poi ci sono altre promozioni ancora su molti prodotti, per cui ne ho approfittato. Poi ho acquistato assorbenti della Licia 71 centesimi, assorbenti Lines 98 centesimi. Poi ho acquistato queste sabbiette qui della Braun SOSDC, sono quelle antibatteriche disinfettanti appunto per le superfici dei sanitari, precisamente del water, del WC. Andiamo avanti. Poi ho acquistato queste salviette qui, struccanti cotoneve, che sono confezionate singolarmente, quindi devono essere molto probabilmente 10 bustine contenenti appunto ognuna una salvietta struccante, molto pratiche se si decide appunto di passare, che ne so, un weekend fuori porta, eccetera eccetera. Queste sono biodegradabili, no alcol, dermatologicamente testate, non ho la minima idea di come sia l'inci perché ho visto il prezzo e ho fatto subito che prendere, sono 75 centesimi, scusate. Poi ho acquistato questi due pennellini proprio per il motivo che costavano 75 centesimi, non so come sono, può essere anche che le setole vadano via nel giro di due applicazioni di terra, vedremo. Comunque io li ho acquistati perché pennelli in più non fanno male. Poi ho acquistato questo dentifricio qui della pasta del Capitano, sono 50 ml, l'ho pagato 49 centesimi. Poi ho acquistato questi due saponi liquidi di Vidal, uno all'Argan e uno Sensitive Talco Liquido, questi li ho pagati 78 centesimi l'uno. E questi sono due regali, quindi uno per mia mamma, uno per mia zia. Poi ho acquistato questa piccola bottiglietta spray che ho intenzione appunto di utilizzare per trasferirci all'interno il tonico dell'erbolario, quindi l'acqua regina d'Ungheria, e poi spruzzarmela in viso quando sto crepando di caldo, tipo in questo momento. Ok, quindi anche questa 75 centesimi, la marca è la stessa di quei due pennellini lì. Poi ho acquistato della Essence due prodottini, cioè la Cipria o la About Matte, perché vi faccio vedere la mia come è ridotta, come vedete la sto per finire, questa è quella nuova. Su questa non c'era lo sconto, ma costa sempre 3,79 euro, per cui ne avevo bisogno e l'ho presa. Poi ho preso anche questa terra solare Sun Kissed Beauty numero 01, è una polvere abbronzante, diciamo, bronzing powder, quindi un bronzer, scusate, mi sono un po' incartata. L'ho pagato 3 euro, 12 mesi di PAO, questo qui sono proprio stata attirata dal packaging Lights of Orient, mi piaceva molto e quindi ne ho approfittato, ma non ho la minima idea di come come sia l'inci o di come sia la resa sul viso. Poi vi faccio vedere anche la matita nera della Maybelline, ho deciso di acquistarne un'altra perché la matita della Kiko, che vi farò vedere in questo momento perché ho qui anche il mio carissimo porta trucchi, vi devo far vedere che la matita di Kiko che ho acquistato, se la trovo, porca paletta, vi devo far vedere che la matita di Kiko fa un po', quindi ho dovuto per forza acquistare un'altra matita nera. Questa qui era della Maybelline, l'ho pagata
5,40 euro con lo sconto del 55%, quindi circa 2,40 euro. Non so l'inci com'è, è della marca appunto Maybelline Color 100 Ultra Black della linea Color Show. Non l'ho ancora aperta, però questa qui di Tico innanzitutto si è rotto il tappo, per cui ho dovuto sostituirla con un altro tappo. È partito via subito il cappuccio del, come si dice, dello sfumino, e poi non mi piace il tratto che ha perché si spezza molto la mina, per cui ho deciso di prendere un'altra matita nera. Ne ho approfittato perché c'era lo sconto appunto del 55%, 2,40 euro è poco, e per cui mi sono accattata anche la matita nera. E da lì la qua abbiamo finito. Poi sono stata presso le profumerie Kami all'interno dell'Auchan e ho fatto dei piccolissimi acquisti, che sono questi due, si vedono, cameraman, questi due bagnoschiuma della Collina, uno alla vaniglia, uno alla fragolina di Bosco, da 60 ml l'uno, questo alla fragolina è per me, questo qui è per la mamma del cameraman, e ne ho acquistato anche un altro, ma non so dove l'ho messo, che sarebbe poi per mia mamma. Insomma, ho fatto degli acquisti così. Queste qui le ho pagate comunque 1 euro, mi hanno gentilmente dato un campioncino di crema ultra ricca dell'Occitane, vi farò sapere. E niente, da profumeria Kami ho fatto solo questo acquisto. All'interno dell'Auchan ho acquistato questa maschera qui della Clinias, che ho pagato 63 centesimi, sono due applicazioni. Ho letto l'inci e non dovrebbe essere malaccio, per cui l'ho presa, vedremo se la utilizzerò proprio dopo sole oppure la utilizzo lo stesso. Mi piace perché c'è l'acido ialuronico e il succo di aloe vera al secondo e terzo posto, per cui vedremo come si comporta. Per 60 centesimi se può fa. Allora, la borsa di Lilla qua è vuota, vi faccio vedere ancora due o tre cavolatine. Beh, ho acquistato anche i bicchieri di carta Lauchan per 1 euro, 100 bicchieri. Andiamo avanti, cameraman mi faccia sapere come sto andando. Siamo stati anche da Equivalenza e abbiamo comprato l'acqua levissima, no, questa qui è la mia bottiglietta d'acqua che era lì. Allora, da Equivalenza ho acquistato un piccolo pensiero appunto per mia mamma, che deve fare il compleanno a metà agosto, ed è un profumino da 30 ml ed è per l'appunto l'imitazione di Alien. Non ve lo posso far vedere naturalmente aperto, però fidatevi, è lo 033, no, sì, lo 033 è il dupe di Alien, sì, quindi le regalerò quello. Questo era il mio boccettino di Eternity, l'ho portato dietro perché pensavo di ricaricarlo, ma poi ho cambiato idea, quindi casini vari. E poi ho acquistato sempre da Equivalenza questa crema mani da 50 ml, che vi vado a mostrare, spero, più vicino. Bene, non lo so. Si chiama New York Cheesecake. Ma che cacchio sto facendo? Questa non ha un inci stupendo, è senza parabeni, però c'ha un po' di paraffina. Devo dire che me ne sono subito innamorata perché, ragazze, sa proprio di cookies, proprio di biscottoso, di biscottone americano, quindi ci sta troppo. L'ho pagata 3,20 euro, poco per essere appunto 50 ml. Questo non è un regalo, me la tengo io, me la sono comprata per me. E poi qui, non so come mai sia proprio qui dentro, c'era l'altro bagnoschiuma di Equivalenza, che appunto ho acquistato da profumerie Kami per 1 euro, e questo è da aggiungere insieme al profumo di Equivalenza per fare il pensierino a mia mamma. E quindi anche da Equivalenza abbiamo finito. Vi faccio vedere anche un po' di spesa, della spesa che abbiamo fatto. 9 minuti, ok, grazie cameraman. Andiamo a mostrare alle ragazze anche la spesa. Allora, non chiedetemi perché, ma il campioncino che mi hanno dato in profumeria è qui dentro. Vi faccio vedere questo, è il Vive Olio Straordinario, crema ricci disciplinante, c'è anche Punky in tutto questo marasma, e chissà il video come verrà. Allora, gatto Punky, spostati qua. Allora, ho comprato una schifezza, benissimo, patatine, pata, grigliate, pomodoro e basilico. Abbiamo guardato bene che non ci sia il dado.
sono 150 grammi di prodotto per un euro, dovrebbero essere buone, ma non lo so. Abbiamo comprato le zucchine con il loro fiore, non so quanto le abbiamo pagate, ma ce le vogliamo mangiare tra poco, ce le facciamo in pastella fritte. Poi abbiamo acquistato i manzi per il signor Punky Cat, che naturalmente non gli diamo tutti i giorni, ma gliene diamo un pezzettino come ricompensa ogni tanto. Poi due di questi qui al pollo, li diamo a mia zia, che anche lei ha un gattino. Quindi questi al manzo sono di Punky e questi al pollo sono per Babù. Andiamo avanti. Poi io ho deciso di provare questa focaccia vegana di Esselunga, non ho idea di come sia, ve la faccio vedere. Non lo so, boh, la provo e vi farò sapere, ragazzi. Quanto sono questi 250 grammi di mirtilli? Una cena molto vegetale stasera. Poi sapone liquido Dove 1 euro, questo è per me, cioè per noi. Barretta di sesamo, questa è la barretta di sesamo, quello è Punky. Poi olive 50 centesimi l'uno, quindi due confezioni 1 euro. Poi cibo per gatti da regalare a mia zia Shiba, perché a Punky non glielo diamo. E poi un po' di cioccolata, perché ci piace fare i porcellose, quindi questa è la cioccolata dell'Esselunga, cioccolato al latte con nocciole intere, cioccolato al latte normale e cioccolato vegan per me, bianco con soia e quinoa, certificato ICEA bio vegan, chissà come sarà, so solo che costa 2 euro per 50 grammi, stavo dicendo per 50 centesimi, buonanotte. Collutto Riazzo Plax Ice Splash a 2 euro e ormai della spesa se ne è impossessato il signor Punky. Trancio di tonno Angelo Parodi, buono, mi piace molto questa marca di tonno, non so se lo conoscete, ma se lo conoscete ditemi che ne pensate. Ultimissimo prodotto che ho acquistato dentro l'Esselunga per 1,29 euro è questo dentifricio qui della Marvis alla fragranza, al gusto di liquirizia Amarelli. Qui l'avevamo già provato, a me piace abbastanza, anche se come dentifricio io preferisco quelli in gel. Vi faccio vedere anche questo, credo che la spesa sia finita. No, abbiamo preso anche un gatto. Bene, vi saluto. Tanti saluti. Eccolo qua. Guarda. Senti. Eccoci qua. Vi saluto, ragazze. Ci vediamo in un nuovo video, in un prossimo video. Non sto capendo più niente, il video del caos. Ci vediamo nel prossimo video, ringrazio tutte le iscritte da più tempo al canale e anche tutte le persone che si iscriveranno in futuro. Ciao a tutti, ciao!